I nerazzurri per ritrovare una vittoria casalinga che manca dal 28 febbraio contro la Samp e continuare così la corsa per un posto in Europa ai Granata per proseguire la striscia di tre vittorie consecutive in ottica salvezza. Nella 35esima di Serie A Team al Givi Stadium è Atalanta Salernitana. E sono i padroni di casa ad andare per primi alla conclusione all'ottavo con Scalvini che si accentra, libera al sinistro, blocca centralmente Sepe. Dall'altra parte risponde subito la Salernitana, all'undicesimo Koulibaly si libera di Freuler, lascia partire il destro, anche in questo caso blocca Musso senza problemi. Salernitana ancora avanti, al sedicesimo ci prova Ederson, questa volta dalla grande distanza Musso fa su il pallone. Tante le occasioni della prima frazione, al ventunesimo è pericoloso ancora l'Atalanta con il passaggio di Boga per Freuler che salta Fazio, si presenta al limite dell'area, il suo tiro è però centrale, respinge in qualche modo Sepe, poi Zapata non riesce ad arrivare sul tap-in. È un botta e risposta tra le due squadre con la Salernitana che impensierisce Musso due minuti più tardi, cross di Verdi respinto da Demiral, sul pallone al limite si avventa Koulibaly che prova il gran gol al volo, blocca centralmente il portiere argentino. E sono proprio gli ospiti a sbloccare il punteggio al 27esimo, sponda di Djuric in mezzo all'area per l'inserimento di Ederson ed è 0-1. I campani vanno così in vantaggio all'intervallo, nella ripresa l'Atalanta prova a reagire, spinta anche dal caloroso tifo del Givi Stadium, ma è la Salernitana ad andare per prima alla conclusione al 48esimo con Boinen, risponde presente sul primo palo Musso. Non sono fortunati i nerazzurri al 50esimo, testa di Palomino sul cross di Muriel, pallone che si spegne a un metro dal palo. Un minuto più tardi ancora bravo il portiere argentino sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Koulibaly, Musso si distende e respinge. E ci vuole un'altra bella parata di Musso a metà ripresa a dire di no a Verdi lanciato in profondità e a salvare la porta dell'Atalanta. I nerazzurri però non mollano e pareggiano all'88esimo con le forze fresche. Malinowski da un gran filtrante per l'inserimento di Mario Pasalic che non sbaglia davanti a Sepe, infila nell'angolino il suo terzo gol consecutivo e riporta il punteggio in parità. 12esimo gol in campionato per il croato che diventa così il centrocampista più prolifico di questa Serie A. Non c'è più tempo però per ribaltare la situazione. Al Givi Stadium termina 1-1 tra Atalanta e Salernitana.